Un orizzonte pieno di interrogativi e la definizione del presidente Cei sull'attuale situazione del paese, aprendo i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, in primo piano la guerra con la minaccia atomica. Non possiamo abituarci a convivere con la guerra in Ucraina, non possiamo accettare l'indifferenza, evidente o raffinata, come se la guerra fosse una malattia ineluttabile. Ogni giorno che passa significa morte, lutto, odio. Sia incessante nelle nostre liturgie domenicali, esorta il cardinale, la preghiera per la pace, poi sulle conseguenze del conflitto. Il nostro paese sta pagando gli aumenti dei costi dell'energia, anche le parrocchie, che intaccano il potere d'acquisto di famiglie. E sentiamo la decisiva, la programmazione del PNRR. E la preoccupazione che questo sia davvero la costruzione di un sistema di strutture e infrastrutture capaci di dare sicurezza per il futuro. Non possiamo non rilevare i morsi della crisi economica in atto. La povertà del nostro paese è aumentata in modo considerevole a partire dalla crisi del 2008 e con essa la diseguaglianza dei redditi, della ricchezza e delle opportunità. Un lavoratore su otto, nota il numero uno dei vescovi, ha un ingaggio precario e mal pagato. La Chiesa, dice Zuppi, è pronta a collaborare con le autorità per proporre strumenti adeguati al welfare. La sfida delle nascite è un'urgenza. Non c'è tempo per ulteriori ritardi nell'improntare una seria politica di rilancio della natalità a livello nazionale. Attenzione anche agli anziani, alla rete ospedaliera, al potenziamento delle cure palliative, all'innalzamento delle pensioni minime, alla revisione dei limiti per l'accesso alla pensione, ma anche ai migranti, da non gestire con paura e come un'emergenza, indica il presidente Cei, ma come un'opportunità. Sull'impegno della Chiesa italiana sul fronte della pedofilia in ambito religioso, che alle sue radici, scandisce il cardinale, nell'uso distorto del potere, spiega. Si tratta di passi, certo, appunto di passi, no? Che come Chiesa in Italia dobbiamo e vogliamo continuare a compiere con fermezza, con responsabilità, per stare dalla parte dei più fragili. Il cardinale ricorda i 100 anni dall'omicidio di Don Giovanni Minzoni, il prete antifascista assalito alle spalle, ucciso a bastonate da due squadristi, e di fronte alla flessione dei cristiani alla messa domenicale invoca, in sintonia col cammino sinodale, un cambio di paradigma sia degli impegni che delle strutture della Chiesa italiana. Più radicati, incoraggia all'autenticità del Vangelo, e uniti perché, nota, solo l'unità permette alla comunità di essere creativa. Ad esempio la scomparsa di Fratello Biagio Conte a Palermo, un giovane ricco convertitosi a missionario del Vangelo e amico dei poveri, profeticamente alternativo e vicino alla gente comune, e ha suscitato in modo sorprendente attenzione attorno alla sua figura, non solo a Palermo. La santità e la carità attraggono.